Come dicevamo prima, per noi è un grande viaggio, una meravigliosa avventura, ecco, immersi tra le note del grande maestro Morricone, che appunto da un anno dalla morte, purtroppo, insomma, però vogliamo ricordarlo nel migliore dei modi. E diciamo anche che in tutti questi anni, soprattutto ultimamente, crediamo di aver avuto, insomma, una crescita personale, che una crescita personale comporta anche una crescita artistica, una maturità artistica che in qualche modo ogni anno cerchiamo di dimostrare a tutti voi e a tutte le persone che ci seguono. Siamo nati come bambini prodigio e dopo 12 anni di carriera, grazie a questo progetto, possiamo veramente dire che siamo soddisfatti, del lavoro che stiamo facendo. È davvero un progetto, insomma, che avremo modo di mostrarvi all'Arena di Verona, interpretando tutti i brani musicali e le colonne sonore di Ennio Morricone. Siamo veramente felici di poterlo fare. Innanzitutto ci tengo a dire che finalmente si canta. Dopo un anno e mezzo non ne potevamo più. Abbiamo sempre affrontato ogni conferenza stampa, non lo nego, con un po' di tensione. Oggi è una cosa estremamente diversa da tutto ciò che abbiamo fatto, perché il nostro lavoro, dico sempre che è un lavoro sognante. E noi siamo degli inguaribili sognatori. Adesso tutte le idee, ogni desiderio finalmente si sta concretizzando. Per noi, grazie per le parole spese, soprattutto il direttore Coletta. Io mi sono emozionato da quello che ha detto su di noi. Però, grazie all'interesse vostro, al vostro sostegno, al vostro supporto, noi daremo il 5 giugno finalmente questo messaggio di ottimismo, perché è un anno inedito, è stato un anno incredibilmente difficile, ma c'è tanta voglia di salire su quel palco e siamo emozionati nel vedere tante persone lavorare insieme a noi. E questa è la cosa più importante, dai tecnici all'orchestra, a tutti i nostri collaboratori. Ci tengo a dire che sarà l'orchestra del 5 giugno sarà parte preponderante del concerto, perché noi canteremo le melodie di Ennio Morricone, noi aggiungeremo le nostre voci e quindi non sarà l'orchestra ad accompagnare noi, ma saremo noi insieme all'orchestra sul palcoscenico. Quindi vedere tutto questo movimento in piena sicurezza, quella è la cosa fondamentale. Infatti questo progetto era nato per farlo in un altro luogo, però in questo periodo dobbiamo attenerci a qualsiasi disposizione e far sì che tutto sia nella massima sicurezza e oggi l'Arena di Verona è il posto più sicuro per realizzare questo concerto. No, no, volevo aggiungere che non solo perché sia il posto più sicuro e tra l'altro anche il teatro più grande all'aperto del mondo, diciamo, uno dei più grandi, ma è sicuramente simbolo della nostra Italia, perché quando all'estero, nel mondo si parla d'Italia, sono tante, ma poche quelle che vengono ricordate, come il Colosseo, l'Arena di Verona, Venezia, quindi è una di quelle cose che se vieni in Italia ricordi sempre. E quindi non solo per la sicurezza, ma anche per il posto magnifico che è.